Tra poco introdurremo il primo principio della termodinamica. È necessario prima però ricordare qual è la convenzione sui segni per quello che riguarda gli scambi di calore tra il nostro sistema termodinamico, per esempio un gas perfetto, e l'ambiente esterno, e la convenzione dei segni anche per quello che riguarda il lavoro scambiato tra il sistema termodinamico e l'ambiente esterno. Quindi possiamo avere, per quello che è il calore, possiamo avere calore assorbito o calore ceduto. Il calore assorbito per convenzione è positivo, il calore ceduto è negativo. Invece il lavoro può essere compiuto dal sistema, quindi dal gas, in tal caso è un lavoro motore o positivo. Il lavoro subito invece è quando il gas viene compresso, il pistone scende. E quindi si tratta di un lavoro resistente o negativo. Dal punto di vista dell'energia, il calore assorbito è energia che entra nel sistema. Anche il lavoro subito è energia che entra nel sistema, perché quando il gas viene compresso dall'esterno e il pistone viene schiacciato, questa energia va appunto dall'ambiente al gas. Attenzione che i segni sono diversi, si tratta in entrambi i casi di energia che entra, ma nel caso del calore a segno positivo, nel caso del lavoro subito a segno negativo. E invece, al contrario, quando il lavoro è compiuto, si tratta di energia che esce dal gas, perché il gas per espandersi compie lavoro e quindi cede energia all'ambiente esterno, e questo a segno positivo. Come pure energia che esce dal gas è il calore ceduto, anche se a segno negativo. Diciamo che la convenzione dei segni per il calore ricorda quella dei soldi. Soldi che entrano, soldi positivi. Soldi che escono, soldi negativi. Mentre invece la convenzione per il lavoro è l'opposto. Lavoro, cioè energia che entra, negativa, energia in forma di lavoro che esce dal sistema, positiva. Il motivo per cui il lavoro ha questi segni è che il lavoro si calcola forza per spostamento. Quando il pistone viene sollevato, forza e spostamento sono rivolti dalla stessa parte, ecco perché il lavoro è positivo. Quando invece il lavoro è subito, il lavoro è resistente perché la forza e lo spostamento hanno versi opposti.